Beh, dopo il video sulle Olimpiadi, poteva forse mancare quello sulle Paralimpiadi? Certo che no! Perciò mettetevi comodi per questa top 10 originale, top 10 vittorie dell'Italia nella storia delle Paralimpiadi. Ma prima di cominciare, no, non sto per dirvi di cliccare la campanella, quello sapete già che è d'obbligo, un po' come l'accensione della fiamma olimpica. Dicevamo, prima di cominciare, due parole veloci su questo ennesimo fenomeno sportivo che non so voi, ma a me fa davvero battere il cuore. Se le Olimpiadi si svolgono dai secoli dei secoli, le Paralimpiadi sono relativamente nuove. Infatti furono organizzate per la prima volta, come le conosciamo noi, dal dottor Ludwig Gutmann e dal dottor Antonio Maglio, che fecero in modo che si svolgessero subito dopo le Olimpiadi. Quando? Nel 1960. Dove? Lo avete già capito. A Roma. Sì, l'Italia è lo stato che ospitò per primo le Paralimpiadi. E cominciamo con alla numero 10, Alex Zanardi a Rio 2016. Ex campione di Formula 1, dopo un pesantissimo incidente del 15 settembre 2001, dove perde entrambi gli arti inferiori, diventa campione di handbike nelle categorie H4 e ora H5, che, per chi non lo sapesse, indicano il livello di disabilità. Già ci aveva stupito con i due ori e un argento alle Paralimpiadi di Londra 2012, le prime a cui ha partecipato, ma credo che il respiro di tutti noi si sia effettivamente fermato a Rio 2016, quando quasi a 50 anni ha vinto la gara a cronometro della categoria H5. Mamma mia, che strepitosa rimonta la sua! Non se l'aspettava nessuno dopo averlo visto in terza posizione alla fine dei primi 10 km di gara, ma poi nei restanti 10 km mette letteralmente il turbo e così alla fine supera l'australiano Stuart Tripp e si aggiudica il primo posto con 2 secondi e 70 centesimi di distacco. Ricordiamo anche la sua decisione di dedicare quest'oro a Gianmarco Tamberi, dicendo: siccome sono ancora un ragazzino e voglio ancora andare avanti, dedico quest'oro a Gianmarco Tamberi, che una medaglia l'avrebbe sicuramente vinta. Alla numero 9, Alvise De Vidi ad Atene 2004. Nella top sulle vittorie italiane nella storia delle Olimpiadi avevamo ovviamente parlato della fenomenale vittoria di Stefano Baldini in quella che è la gara delle gare, quella che riprende la corsa di Filippide dalla città di Maratona all'acropoli di Atene per annunciare la vittoria sui persiani nel 490 a.C. Ecco, noi ad Atene 2004 abbiamo vinto l'oro per la maratona non una, ma due volte. A regalarci questa seconda emozione è stato proprio Alvise De Vidi, che percorse la maratona nella categoria T51, quindi in sedia a rotelle, e arrivando primo con un tempo di 2 ore, 53 minuti e 38 secondi. Vittoria forse neanche troppo insperata, visto che aveva già vinto l'oro a Sydney 2000, sempre nella maratona, oltre che negli 800 metri e 1500 metri, ma insomma, diciamolo, quella d'Atene ti rimane proprio nel cuore, probabilmente per il suo richiamo storico. Alla numero 8, Federico Morlacchi a Rio 2016. Portabandiera a Tokyo 2020, nelle Paralimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro ha fatto incetta di medaglie, guadagnandosi il titolo di atleta più medagliato tra gli italiani in quella edizione. Nel suo palmarès, sempre nei giochi di Rio 2016, 3 medaglie d'argento rispettivamente nei 100 metri farfalla S9, nei 400 metri stile libero sempre S9 e nei 100 metri rana nella categoria SB8 e un oro nei 200 metri misti nella categoria SM9. Un oro che speravamo, ma che non era una certezza. Un oro conquistato superando l'ungherese Thomas Sors nell'ultima frazione a stile libero. Un oro che, come dice anche la Gazzetta dello Sport, ha scritto un pezzo di storia. Sì, perché oltre a essere il primo oro di Morlacchi nei giochi paralimpici, è anche la 500ª medaglia della storia paralimpica degli azzurri. Alla numero 7, Martina Caironi a Londra 2012. Nella gara dei 100 metri T42, che è la categoria per coloro che sono amputati di gamba sopra al ginocchio, Martina Caironi ci ha fatto volare con lei, 15 secondi 87 per raggiungere il traguardo. Eccolo qui, l'oro. Sì, quello a cui tutti agognano, ma lei ce lo ha portato con annesso il record mondiale. Record mondiale che non ha tardato a superare nei mondiali paralimpici di Doha del 2015, abbattendo il muro dei 15 secondi con un tempo di 14 secondi e 61, stabilendo così l'ennesimo record mondiale. Mi piace tantissimo ripetere record mondiale, non so se l'avete notato. Meravigliosa Martina, che successivamente alle Paralimpiadi di Rio 2016, dove è anche stata portabandiera, si guadagna un altro oro rimanendo sempre sotto i 15 secondi. Questa volta non ci ha regalato il record, ma direi che va benissimo anche così.
Alla numero 6, Luca Pancalli a Seul 1988. Prima di essere il presidente del CIP, cioè del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli è ed è stato un atleta, un grande atleta. Non a caso è lo sportivo italiano paralimpico più medagliato dell'era moderna, con 8 ori, 6 argenti e un bronzo. E il suo nome compare nella Walk of Fame dello sport italiano a Roma. Onestamente è difficile riuscire a scegliere la vittoria più grande quando ce ne sono così tante, ma se a rigore di logica vogliamo affidarci ai numeri, allora tra le sue Paralimpiadi a New York del 1984, Seul del 1988, Atlanta del 1996 e Barcellona del 1992, mi sa che dobbiamo parlare di Seul 1988, dove vinse un bronzo nei 3x25 stile libero, un argento nei 25 dorso e 3 ori nei 25 rana, nei 50 stile libero con il record mondiale di 42 secondi e 29 e infine nei 100 stile libero con un altro record mondiale di 1 minuto 34 secondi e 89. Numero 5, Assunta Legnante a Londra 2012. Una storia, ma soprattutto una persona che, come molte altre tra tutte quelle di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo, fa davvero emozionare, non solo per tutta l'estasi sportiva, ma anche per il grande insegnamento e forza di volontà che si porta dietro. Assunta Legnante era un'atleta olimpica specializzata nel getto del peso. Già, si era qualificata per le Olimpiadi di Atene 2004, ma a causa di un glaucoma congenito il CONI le aveva impedito di prendere parte ai giochi. Poi alle Olimpiadi di Pechino 2008 era stata eliminata dalle qualificazioni, posizionandosi 19esima. Nel 2009 stava pensando di ritirarsi per l'aggravarsi dei problemi visivi. Insomma, sembrava che non l'avremmo più vista. E poi la sorpresa. L'annuncio della sua partecipazione alle Paralimpiadi di Londra 2012 nel lancio del disco F11-F12 e nel getto del peso F11-F12. E meno male che ha partecipato, perché con la sua mascherina di Diabolik sopra gli occhi, Assunta ha vinto l'oro nel getto del peso, facendo il record mondiale di 16,74 metri. Poi altro oro a Rio 2016 e adesso Tokyo. Numero 4, Paola Fantato ad Atlanta 1996. Ritorniamo sulla Walk of Fame dello sport italiano, perché c'è anche lei, e te credo che c'è con un medagliere simile. Oro a Barcellona 1992 nel tiro con l'arco individuale, bronzo nel tiro con l'arco individuale e oro nel tiro con l'arco a squadre ad Atlanta 1996, due ori a Sydney 2000 sia per il tiro con l'arco individuale che per quello a squadre e infine oro nel tiro con l'arco individuale e argento nel tiro con l'arco a squadre ad Atene 2004. E se vogliamo proprio dirla tutta, c'è anche una vittoria che vale più di ogni medaglia. Paola Fantato non ha partecipato solo alle Paralimpiadi, ma anche alle Olimpiadi di Atlanta 1996, diventando il secondo arciere in carrozzina a partecipare a una competizione olimpica. Alla numero 3, Bebe Vio a Rio 2016. Altra promessa sportiva assieme a Federico Morlacchi, e infatti anche lei viene insignita del ruolo di porta bandiera a Tokyo 2020. Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, conosciuta ormai da tutti noi come Bebe Vio, è l'unica schermitrice al mondo senza gambe né braccia, ma non è certo questo a fermarla. E infatti non l'ha fermata a Rio 2016, dove ci ha fatto sognare nel fioretto individuale vincendo l'oro battendo la cinese Zhu Jingjing per 15-7. Vittoria che vorrei far notare che ha appena replicato a Tokyo 2020, ribattendo Zhu Jingjing, questa volta con un 15-9. Ma tornando a Rio 2016, Bebe ha vinto anche nel fioretto a squadre con Loredana Trigilia e Andrea Mogos, facendoci portare a casa un bronzo insperato, battendo la fiorettista Yu all'ultimo con uno stratosferico e sudatissimo 45-44. E infatti è la stessa Bebe a dirci: è una vittoria stupenda, tengo più a questa medaglia che a quella d'oro. Lo abbiamo visto, Bebe, lo abbiamo visto. Il tuo urlo a fine gara è indimenticabile. Alla numero 2, Maria Scutti a Roma 1960. Qui torniamo un po' indietro nel tempo, ma d'altronde eravate preparati, vi avevamo detto che ci sarebbe stata dentro anche della storia e in effetti non potevamo certo non parlare di lei, Maria Scutti, la donna d'oro. Se non la conoscete, tranquilli, capirete subito il perché di questo soprannome. È in assoluto al mondo l'atleta ad aver vinto il maggior numero di medaglie in una singola edizione delle Paralimpiadi, quelle di Roma 1960, e la seconda atleta italiana per numero complessivo. A breve, brevissimo, vedrete il primo. In poche parole, decise che in quell'edizione avrebbe dovuto stracciare chiunque e quindi vinse 15 medaglie, di cui 10 d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo, in categorie differenti, ovviamente. Gareggiò nell'atletica, nelle specialità del peso, del giavellotto e della clava, ed è qui che vinse il maggior numero di medaglie, cioè 9 ori e 2 bronzi. Poi nel nuoto,
un oro nei 50 metri rana e un argento nei 50 metri dorso, nella scherma in carrozzina un argento e nel tennis tavolo dove vinse un altro argento. Credo che adesso il perché di Donna d'Oro sia più che chiaro. Questo è il momento in cui teoricamente dovrei minacciarvi per farvi cliccare la campanella e iscrivere al canale prima di dirvi ed ecco la nostra numero uno, ma ho deciso che non vi minaccerò, forse lo faccio più avanti, quindi rimanete attenti. E alla nostra numero uno, Roberto Marson a Tel Aviv 1968. Non poteva che esserci lui al primo posto della nostra lista, l'azzurro più vincente ai giochi paralimpici e quarto atleta più vincente al mondo ai giochi paralimpici estivi di tutti i tempi. Anche lui, ovviamente, presente nella Walk of Fame dello sport italiano. Vabbè, ci mancherebbe. 26 medaglie, di cui 16 d'oro, 7 d'argento e 3 di bronzo. Partecipò a 4 edizioni delle Paralimpiadi, e cioè Tokyo 1964, Tel Aviv 1968, Heidelberg 1972 e Toronto 1976, e in ognuna di queste conquistò almeno una medaglia. Sicuramente l'edizione più spettacolare fu quella di Tel Aviv 1968, dove vinse 10 ori, 2 argenti e un bronzo, oltre a ricevere il premio e nomina di miglior atleta dei giochi stessi. Anche lui, come Maria Scutti, gareggiò in diverse discipline: scherma, nuoto, atletica, basket in carrozzina. Ora, lo so, probabilmente c'è chi dirà che forse queste due posizioni per questi due grandi atleti sono esagerate, perché, che ne so, erano altri tempi, era diverso. È vero, erano altri tempi, ma sapete una cosa? Questo non conta. E sapete perché? Perché erano, sono e saranno per sempre campioni tra i campioni. Allora, che ne pensate? Conoscevate questi atleti? Conoscete le loro storie? Non so quando pubblicheremo effettivamente questo video. Cioè, al momento, mentre sto registrando, ci sono le Paralimpiadi, però potremmo anche pubblicarlo dopo, quindi... Vabbè, facciamo così. State guardando o avete guardato le Paralimpiadi? E, come sempre, un piccolo reminder. Cliccate sta campanella, per favore, non vedete che contenuti bellissimi, bellerrimi vi portiamo? Ah, già. È vero, questo non basta e volete la minaccia. Ok, va bene, pensate al vostro incubo peggiore. Ecco, se non la cliccate, io sarò ancora peggio.